Alberto, il nostro giovane paziente, si chiederà: ma perché devo fare una visita ortodontica su questa pedana e non sulla poltrona del dentista? Ebbene, perché la visita ortodontica necessita di un approccio globale per valutare quello che è lo sviluppo della masticazione, della sua bocca. Ma perché? Perché noi sappiamo che l'adeguato sviluppo di un bambino, di un soggetto in crescita, è sempre un equilibrio, un rapporto fra una buona armonia del corpo e un buono sviluppo delle sue funzioni. E allora vediamo quali sono le funzioni dell'apparato stomatognatico, cioè della bocca, di quella che noi andiamo poi a considerare in questo bambino. Le funzioni sono evidentemente la masticazione, e beh, tutti possiamo ben comprendere, la masticazione è legata sia ai denti e anche alle ossa della faccia. Ma certamente abbiamo altre funzioni che sono estremamente importanti. Pensiamo alla respirazione, che molto può influenzare lo sviluppo della masticazione. Pensiamo alla deglutizione, cioè alla capacità del bambino di posizionare correttamente la lingua quando deglutisce e manda giù la saliva. Pensiamo alle problematiche della postura, ed è proprio sulla postura che c'è una stretta correlazione fra lo sviluppo della masticazione e l'equilibrio globale del nostro bambino. Ed è esattamente in questa direzione che noi andiamo a muoverci, effettuando un'analisi estremamente accurata dell'influenza che la masticazione viene a dare sull'equilibrio globale del nostro piccolo paziente. Alberto è stato posizionato, lo vedete, su una pedana posturale che esattamente darà l'opportunità di poter verificare quelle che sono le influenze della masticazione, cioè dei contatti dentari, sul suo equilibrio globale. Molto spesso noi sappiamo che i nostri bambini hanno problematiche posturali nella fase di crescita e questi bambini vengono poi portati dall'ortopedico per fare una serie di considerazioni. Pensiamo per esempio alle classiche scapole alate. Forse non è ben conosciuta la, diciamo così, genesi di questo tipo di problematica. Beh, dovete pensare che la deglutizione, cioè la posizione scorretta della lingua quando il bambino manda giù la saliva, è una delle cause principali dello sviluppo della scapola alata. Ed allora, se la mamma porta questo bambino dall'ortopedico e se l'ortopedico non tenta di verificare se c'è una problematica anche legata alla deglutizione, mai si potrà avere una reale correzione. Con l'esame che noi andiamo a fare in questo momento al nostro Alberto, riusciamo a verificare proprio tutto questo tipo di correlazioni. Ed allora, in questo momento, vedete, stiamo facendo una serie di considerazioni sulla posizione della mandibola di questo nostro bambino in posizione di massima chiusura, cioè con tutti i denti a contatto, e dobbiamo andare a verificare quella che è l'influenza sul suo equilibrio generale. Lui, Alberto, è un bambino che ha una problematica di mandibolina un pochettino arretrata, un pochettino retrusa. Andremo poi a verificare, interponendo dei semplici rulli di cotone fra i denti, qual è l'influenza del cambiamento della posizione della mandibola in relazione alla sua postura generale. Queste indicazioni ci daranno delle importanti risultanze per una scelta poi terapeutica, cioè per applicare un apparecchio piuttosto che un altro che deve assolutamente inquadrare il bambino nella sua interezza. Ritornando a quello che è l'approccio olistico, evidentemente avete ben compreso come il rapporto dell'ortodontista deve essere estremamente stretto e serrato, naturalmente con il pediatra, che è la prima figura che intercetta il bambino nella sua fase di crescita, ma anche con una serie di altri specialisti diciamo così, della medicina che lavora sui bambini, quindi con l'otorino, quindi con il logopedista, quindi con il fisiatra. Io quindi ritengo che questo sia l'approccio corretto che deve essere dato a una visita ortodontica che poi evidentemente prevederà anche una corretta analisi della posizione dei singoli denti tra di loro e delle corrette aspetti di masticazione che normalmente vengono valutati ed esaminati su una poltrona classica del dentista. Perfetto. Io direi che in questo momento varrebbe la pena fare l'esame con i rulli di cotone per verificare quella che è la differenza tra, diciamo così, una postura e l'altra. E devo dire che il cambiamento mi sembra abbastanza evidente. Quindi questo bambino è un bambino che trarrà un grandissimo giovamento da un trattamento curativo ortodontico che sposterà,
decisamente non solo la posizione della masticazione, ma anche la posizione di tutto il suo corpo, con benefici evidentemente estremamente significativi nella fase di sviluppo e soprattutto per tutto il resto della sua vita. Alberto ha terminato il suo esame, quindi naturalmente noi lo congediamo e adesso vi mostriamo esattamente quello che abbiamo ottenuto nel corso di questo esame. Nella prima schermata riuscite a valutare quella che è la situazione di equilibrio e quindi correlazione fra la posizione della bocca a denti chiusi, cioè con la sua masticazione attuale, e la postura. Vedete che c'è nelle due linee una sorta di disassamento abbastanza marcato che rende evidente una problematica legata alla masticazione. Adesso andiamo a verificare quello che è il risultato ottenuto attraverso l'interposizione di due rulli di cotone che semplicemente riposiziona la mandibola in una posizione differente e più adatta alla sua postura. Perché possiamo essere certi di questo? Perché la risultante di questo esame ha evidenziato che i piedi hanno raggiunto una posizione di equilibrio molto più favorevole rispetto a quella in cui il bambino ha i denti in chiusura normale. Allora, tutto questo non può fare altro che oggettivare in maniera chiara e scientifica che esiste una stretta correlazione fra la masticazione e la postura, e correggere una masticazione alterata indubbiamente può aiutare, anzi aiuta indiscutibilmente, a migliorare la postura di questo individuo. E questa è una situazione realmente importante che si può valutare solo con esami di questo genere.